aveva abbandonato la composizione perché si sentiva soffocato dal clima che c'era in quegli anni della cosiddetta scuola di Manchester. Certo, studiava guardia inglese che si rifaceva l'esperienza della scuola di Darmstadt e in attesa di tempi migliori era diventato un celebre critico musicale. Poi però, verso la fine degli anni 70, proprio uno dei bassi di questa avanguardia, che era il professor, gli affida il compito di scrivere le musiche di scena per una messa in scena della scena anzietà del Cammino, secondo lui, che si rifaceva, tra l'altro, a Streller e che aveva questo testo che con l'inglese di Streller per presentare, da una parte riprendeva l'allestimento del libro. Michael adesso vi racconterà un po' questa storia di come ha messo insieme questo gruppo che poi si chiamò la Campiello Band e fu la sua rinascita come compositore, perché poi da lì ha continuato e poi ha formato la Michael Nelma Band ed è diventato il compositore che conosciamo oggi. Però in questo periodo si sa poco, lui ne parla abbastanza poco, quindi è un'occasione unica. Fra l'altro lui ha delle rarissime registrazioni che ha riversato da delle cassette d'epoca. Questa musica non è mai stata ascoltata al di fuori di chi era a vedere lo spettacolo all'epoca, la National Theatre, e quindi abbiamo l'occasione di sentire la Campiello Band per la prima volta ed è una vera rarità.